va. Troppi cose pino giorno ci armaste dar cunda. E chi da guarda e chi ci pensa e di pire tannins chi mi sorride e quanti voti chi ma guarda a rete dice dai che amor vinga mani in bozza armare. Come sti come va lo tempo quando ne fate Buonasera a tutti voi, buonasera all'abruzzese fuori sede Gino Bucci. Questa è la quarta puntata di Steteva l'Abruzzo, siamo nella provincia di Teramo a Castiglione, Messer Raimondo. E Gino, l'Abruzzo sappiamo che non ha più segreti per te. Quanti comuni mancano a completare il tuo tour? Mo me ne mancano sette comuni, però non ci voglio andare perché sennò poi sta finito il mondo, insomma, quindi vorrei avere ancora un senso di meraviglia nella vita in questo senso, però mi fa piacere anche tornare nei posti in cui sono già stato, ad esempio oggi qui a Castiglione, che è un posto che frequento da tanti anni e che mi piace molto, quindi sarà una bella puntata. E questo è un paese posto su un colle che si affaccia sul fiume Fino, conta 2030 abitanti. La sua origine è medievale e poi si dice che il nome di questo borgo si debba ad un nobile Messer Raimondo Caldora che viveva qui nel 1400. Gino, sei pronto per questo giro? Sta tutto parlato. Con il giovanissimo sindaco di Castiglione, Vincenzo D'Ercole. Ciao Vincenzo. Ciao. Prima di iniziare, diciamo, con le domande un po' più istituzionali, io sono un grande appassionato di proverbi, di detti paesani, insomma in questa zona, in tutta la Vallata del Fino, ho sentito dire gira lo sole, gira la luna, gira l'imit di Castiglione. Mo, volevo chiederti perché avete più o meno questa nomea di matti, che poi non si sa. Siamo conosciuti in tutto l'Abruzzo per questo detto, è un detto che sento da quando sono nato e quindi esiste da decenni. Diciamo che evidentemente siamo una popolazione sui generis e non ci dispiace, ci piace anche questo detto e continuiamo a tramandarlo generazione in generazione perché è simpatico, diciamo. Fra le tue tante iniziative che ho anche condiviso personalmente negli anni che mi sono piaciute, una delle ultime è il parco dedicato all'Abruzzo che vedremo dopo, ricordo anche la storia della bottiglia ecologica, tu sei stato uno dei primi ad averla proposta in una scuola qui in Abruzzo, quali sono le future iniziative che hai pensato, cosa stai pensando per, diciamo, migliorare Castiglione? Ma diciamo che in questi anni appunto abbiamo costruito e realizzato molto. Nel settembre 2019, appena insediati, abbiamo fatto appunto la borraccia per tutti i ragazzi delle scuole che tu hai rilanciato con diciamo, la tua pagina e poi siamo riusciti a costruire una nuova scuola media dove i ragazzi ormai vanno da circa un anno e proprio la settimana scorsa siamo riusciti a inaugurare un nuovo e riqualificato centro sportivo che appunto comprende il campo sportivo con il sintetico, una palestra completamente riqualificata e un campo da padel e un campo da bocce completamente nuovi, quindi realizzati da zero. Nei prossimi anni, nei prossimi mesi andremo a realizzare un'altra importante, diciamo, opera per i cittadini e più piccoli in particolare. Abbiamo intercettato un finanziamento del PNRR per realizzare la mensa scolastica per le scuole elementari e medie. Attualmente solo l'asilo mangia a scuola, quindi questo è un servizio per i ragazzi per evitare di mangiare appunto il panino e quindi avere un servizio maggiore e più qualificato a scuola.
Invece a livello turistico ci va l'agenda Castiglione? Sì, diciamo che dopo la pandemia abbiamo visto un risveglio anche e una riscoperta dei luoghi più, diciamo, isolati. La gente cerca il riposo, cerca il distanziamento che è restato e quindi abbiamo guadagnato tutto questo punto di vista. Abbiamo molte attività ricettive, in particolare nelle colline del nostro territorio, bed and breakfast oppure piccoli affittacamere che hanno per lo più delle piscine che riescono ad ospitare molti sia italiani sia europei che vengono qui a passare alcuni giorni. Certo ci aiuta anche il fatto di essere incastonati tra il mare e la montagna, perché siamo a mezz'ora dalla montagna e a mezz'ora dal mare. Qui siamo seduti in uno dei luoghi secondo me più affascinanti, anche più laterali, diciamo, del paese, che magari uno camminando nemmeno si aspetta di trovarlo. Ed è invece un posto bellissimo, realizzato da Max, che è un grande artista di Lanciano, che ha realizzato anche un altro murale qui vicino. E volevo insomma che ci raccontassi un pochino la storia di questa persona alle nostre spalle, che tra l'altro si chiamava Gino, quindi città pure simpatica. Sì, diciamo che Gino è stato uno dei primi writer di alcuni decenni fa. Nel 1978 lui decise di colorare, adornare questa scala e scriverci la frase che leggiamo ancora oggi: salite e vi sentirete giovani. Questo perché questa scalinata è abbastanza importante quando viene salita, diciamo che a fine scalinata si ha un po' di fiatone. Nel 2022, parlando anche con i familiari, abbiamo deciso di recuperarla, perché naturalmente nel 1978 era un po' usurata e un po' scolorita, però abbiamo coinvolto l'artista Max, che ha deciso di andare a rappresentare proprio un Gino che sale questa scala, come potete vedere alle nostre spalle, e quindi c'è Gino che sale la scala con la sua frase coniata nel 1978: salite e vi sentirete giovani. Quindi abbiamo fatto un restyling così da poter trasmettere alle nuove generazioni quello che Gino ha fatto nel 1978. Un'altra cosa che ho sentito dire qui nei dintorni su Castiglione è che c'è una longevità molto alta, che la gente qua campa assai. È vero o non è vero? In particolare forse ad Appignano, mi dicevano. Sì, è, diciamo, vero. Sicuramente ci sono i pro e i contro di abitare in un paese nell'area interna. Il caos quotidiano di una città non si vive qui e ci sono appunto molti over 90. In particolare ad Appignano ci sono tanti nostri concittadini che hanno un'età compresa tra gli 89 e i 96-97, stanno bene, quindi vivono la quotidianità in maniera, diciamo, normale, senza molti impedimenti, e quindi questo è sicuramente dato dalla buona aria e dalla buona qualità di vita. L'ultima cosa per concludere così anche simpaticamente, la prima volta che sono venuto qua tu mi hai accolto, mi hai donato un ucaplom, insomma una lonza e un bambinello di vino. La seconda volta mi hai offerto un importante complimento a base di nocelle e porchetta. Oggi non mi si date niente, possiamo dirlo, sindaco. Ancora finisce. Però. in questo senso mi viene voglia di sentirti parlare di una cosa che a me rimase molto simpatica. A me piace anche Montefino, voglio dire, mo pare che non se può dire, perché so che c'è una rivalità fra Montefino e Castiglione. E tu mi avevi raccontato una bella storia su questa rivalità, se puoi dircela così prima di andare a scoprire il paese. Sì, c'è una leggenda che narra appunto che alcuni decenni fa a Castiglione era stato appunto installato un orologio, un qualcosa che andasse a scandire il tempo, ed è stata fatta una fratta da parte dei cittadini castiglionesi per non farla sentire appunto questo orologio che avrebbe scandito l'orario della giornata ai dirimpettai di Montefino. Quindi si narra che ci fu appunto installata una fratta davanti a questo orologio per evitare che i cittadini di Montefino potessero usufruire di questo servizio fatto con i sacrifici, tra virgolette, delle tasche dei castiglionesi. È interessante, mi viene in mente, perché Messer Raimondo, città pure Civitella Messer Raimondo, a Fara San Martino, che è il paese sotto Civitella Messer Raimondo, raccontano una storia simile di questi di Civitella Messer Raimondo che installarono una specie di muro sulla montagna per non far vedere il sole a Fara San Martino. Quindi è simile, i paesi che si chiamano Messer Raimondo sono fatti a cucina. Quindi grazie sindaco e andiamo a visitare il paese.
approccio con il paese sarà storico e religioso, perché ci stiamo recando nella chiesa di Santa Lucia, un piccolo luogo di culto che, vedete, sembra quasi una casa nella parte esterna. E incontriamo qui il presidente dell'associazione Castiglione Nostra, Francesco Barillaro. Buonasera. Buonasera. Dicevamo, questa chiesa rischia di passare inosservata, chi non la conosce. Infatti spesso sono i luoghi solitari, umili, che racchiudono le cose preziose. È il caso anche di questa chiesetta, come avremo modo di vedere. Siamo nel cuore del centro storico di Castiglione Messer Raimondo. Qui vicino c'è la chiesa parrocchiale di San Donato. Ma torniamo alla chiesetta e all'affresco particolare che si trova all'interno. Siamo di fronte a un affresco particolare. Santa Lucia muore a Siracusa intorno al 304. L'iconografia del tempo era basata sulla religiosità popolare e si esprimeva attraverso la devozione ai santi che, secondo la credenza, erano in grado di salvaguardare parti fisiche della persona. Quindi abbiamo San Rocco, che è il protettore della peste, San Biagio, il protettore della gola, San Donato, che è il nostro padrone contro l'epilessia, e appunto Santa Lucia, la santa della luce, la santa che protegge la vista e che protegge gli occhi. L'iconografia di Santa Lucia si basa soprattutto su delle leggende, come quella che vuole che Lucia, esasperata dalle continue lodi e apprezzamenti dei suoi bellissimi occhi che gli esprimeva il suo futuro sposo, lei stessa si cava gli occhi e glieli fa recapitare. Ma torniamo all'affresco di Castiglione. Come potete notare, la particolarità di questo affresco qual è? È proprio questa cordicella che Lucia tiene nelle mani, alla quale cordicella sono appesi gli occhi. Di solito sia gli affreschi e sia le statue che raffigurano la santa ci fanno vedere gli occhi che sono appoggiati su un piatto, su un piatto d'oro. Però invece questa è un'ecografia che non ritroviamo, che non abbiamo riscontri in altri luoghi. Anche i due uccellini, si notano, sono di fine fattura. Vi consiglio di non allargare lo sguardo alla cornice di questo affresco, perché si nota subito che è stato aggiunto successivamente. Al contrario della datazione che la dava negli studi precedenti seicentesca, recenti studi e recenti accertamenti hanno evidenziato come questo affresco si inserisce addirittura nel tardo 400. Addirittura l'architetto Enrico Sant'Angelo dice che potrebbe essere anche di fattura delitesca. Perché questo? Intanto Andrea De Litio è conosciuto come colui che ha affrescato la cattedrale di Atri, quindi stiamo a parlare di un personaggio notevole. La foggia delle maniche della tunica di Lucia fa fuoriuscire dei lembri della camicia sottostante, e questo è un elemento quattrocentesco. Ma la cosa che ci accerta proprio questo discorso, che è andato, diciamo, spostato indietro di circa 200 anni, è questo l'accerto che vediamo qua sotto, seminascosto, dove si può leggere benissimo la data 2 aprilis 1517. Quindi l'attestazione sia dei simboli che ci danno, che ci dà l'affresco, è confermata inevitabilmente sulla data che ci sta su questo lacerto che è stato trovato di recente. Probabilmente qualche studioso osa pensare che sotto questa cornice che è stata messa in epoca successiva si può nascondere qualche altro prezioso motivo che ci può aiutare a interpretare anche l'autore, perché non dimentichiamo che l'autore è ignoto, non conosciamo chi ha affrescato
questo pezzo. Quindi acquisisce maggior valore questo discorso. C'è una volontà da parte del sindaco, stiamo cercando di, appunto, di fare un buon restauro senza togliere, molto leggero, senza togliere tutto, e soprattutto nella speranza che sotto questa cornice ci potrebbe essere qualcosa che testimonia anche di riuscire a trovare il nome dell'autore. La chiesa più grande del paese è San Donato, è costruita tra il 1700 e il 1800 su disegno dell'ingegnere partenopeo Francesco Giordano. Come vedete, dislocata su più livelli, e il corpo di fabbrica risulta imponente. E qui sono custodite le spoglie di San Donato martire. La chiesa dedicata al è un santuario e ogni mese, in particolare la data del 7, c'è un afflusso di pellegrini che raggiungono il luogo di culto anche a piedi. Conosciamo il parroco Don Michele Cocomazzi. Buonasera Don Michele. Salve signora, onorato, benvenuti. Grazie, siamo noi onorati. Questa chiesa è stata costruita tra il 1700 e il 1800, così almeno riportano le informazioni ufficiali. Però è stato un lungo travaglio questo percorso di costruzione, di realizzazione. Sì, la chiesa parrocchiale di Castiglione Messer Raimondo, d'antica data titolata San Rocco, si trovava dove attualmente c'è l'asilo nido del paese, sulla piazza. Qui c'era l'antico castello di Raimondo di Caldora, il signore feudatario di questo borgo. Sulle rovine del castello fu edificato questo tempio, che richiese un secolo di costruzione perché ci furono varie fasi nella fabbrica, spesso interrotta da fattori provocati da mancanza di fondi oppure dai moti risorgimentali. Quindi diciamo che in realtà l'intero edificio venne completato e aperto totalmente al culto alla fine dell'Ottocento, quando fu inaugurata anche la cappella dove il santo è custodito dal 1843, anno in cui arrivarono qui le spoglie mortali di San Donato, martire appunto, un martire dei primi secoli del cristianesimo di cui sappiamo davvero poco perché la maggior parte della sua storia è legata alla leggenda, e per ordine di Pio VII, quando si ebbe l'occasione di ripulire le catacombe romane, dalle catacombe di Santa Ciriaca fu estratto il martire Donato e ci fu concesso dalla Segreteria di Stato per opera del parroco di allora di Castiglione, fu traslata qui la sua salma, che a tutt'oggi veneriamo con grande devozione. E come popolo castiglionese e anche come popolo della Valfino e oltre, che come le ho sentito dire mentre stava entrando, si riversa in questo luogo santo più volte durante l'anno, in maniera specialissima il 7 agosto, quando migliaia di fedeli giungono anche dalla notte precedente a piedi dai paesi vicini per onorare il nostro santo patrono, anche il loro santo patrono, perché dalla riapertura e restauro di questa chiesa ed elevazione a santuario dopo i terremoti del 2016-2017, San Donato è stato proclamato dalla nostra arcidiocesi anche patrono di tutti i comuni della diocesi pescarese che si ritrovano sul territorio della provincia di Teramo. Questa invece è la cappella del santo, che si trova a destra dell'altare maggiore, come avete potuto notare. In questo sacro avello è custodito il corpo di San Donato, rivestito di cera,
nonostante questo è visibile presso il corpo, sulle gambe, sulle gambe e sul braccio, notare alcune delle ossa esposte alla venerazione. Attorno ci sono delle maioliche che raffigurano gli stemmi comunali dei paesi che fanno riferimento a questo santuario e che a turnazione mensile, il 7 di ogni mese, vengono ad omaggiare la memoria del santo e a lucrare l'indulgenza plenaria che la penitenzieria apostolica della Santa Sede ha concesso a tutti i fedeli che il giorno 7 del mese vengono a visitare questo luogo santo e a trattenersi in preghiera. E da dove arrivano i pellegrini? Essenzialmente dai paesi vicinori, dai comuni che potete vedere sopra esposti, ma a volte anche da fuori provincia, addirittura da fuori regione, soprattutto quando ci sono dei legami antichi con questo paese. Immagino e penso a chi, figlio di migranti, si è dovuto trasferire e alloggiare altrove in occasione dell'estate, soprattutto quando ha un po' di tempo libero, torna alla radice, torna alle fonti della sua famiglia e quindi non manca di visitare anche il santuario. Lei è da 10 anni qui a Castiglione, sì. Ed è il punto di riferimento di tutti i fedeli e le 3 parrocchie. Sì, in realtà non ci sono altre componenti di culto se non in maniera molto 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 limitata nella popolazione, che per lo più è cristiana cattolica. E sì, ci sono 3 parrocchie, una che è il santuario che avete appena visitato, l'altra nella frazione di Appignano titolata San Pietro Apostolo, un'altra parrocchia è nelle Piane di Castiglione, che è una sede parrocchiale a sé stante titolata San Giovanni Bosco, e tutte insieme anche ad altre chiese suffraganee formano l'unità pastorale di Castiglione Messer Raimondo, appunto. C'è un fatto anomalo che riguarda questa chiesa, che è stata protagonista di un referendum diversi anni fa. Sì, nel 99 la popolazione è stata chiamata ad esprimere un parere sulla mutazione del titolo, perché questa chiesa, quando fu edificata, fu titolata San Nicola, vescovo. La devozione a San Donato ha spinto alcuni fedeli a farsi in qualche modo tramiti presso il resto della popolazione e a chiedere il parere sulla possibilità di cambiare il titolo e quindi farla diventare parrocchia di San Donato. I fedeli si sono espressi positivamente, quindi prima il vescovo, poi il Ministero degli Interni hanno emesso un decreto nell'ottobre del 99 che mutava il titolo della chiesa. Ma qui resta qualcosa di San Nicola o è stato proprio sfrattato? No, c'è la statua lignea di San Nicola, molto bella, antica, e una grande tela di questo santo che viene dall'Oriente. Grazie Don Michele, grazie per la a sua voi. Disponibilità. Grazie, sentitevi sempre accolti a casa, grazie. Quando volete, ci fa solo piacere. Grazie, anche grazie a noi, di essere venuti. Tornare. Auguri di ogni bene, a voi, anche salve, a lei. Arrivederci. Arrivederci. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. La cosa bella anche del girare nei paesi è un po' perdersi per le strade e magari entrare nelle case della gente, in un certo senso, sempre con il permesso delle persone, però io vengo spesso invitato, diciamo, ecco. Ad esempio, mi pare che qui l'uscio sia aperto, ecco. Ah sì, ma quante case hai visitato nel tuo giro? Una frega. E poi ci sono sempre i complimenti quando si sempre, entra. Sempre. E alla tua lista si aggiunge oggi una casa di Castiglione Messer Raimondo, dove ci accoglie l'architetto paesaggista Cristiano Del Toro. Buonasera Cristiano. Buonasera a voi. Grazie, vogliamo entrare o rimaniamo sulla soglia? Cosa si fa in questi casi, certo. Gino? Sì. Entriamo. Ammiriamo questo suggestivo panorama insieme a Cristiano. Quali sono le caratteristiche geografiche, morfologiche di questo territorio?
Sì, Castiglione Messe Raimondo ha un territorio molto, molto interessante da un punto di vista morfologico e paesaggistico. Vediamo un territorio collinare con dei sistemi che si sviluppano di colline tutte intorno al fiume Fino e i suoi affluenti. Qui possiamo osservare la Valle del Pretonico, che ha sullo sfondo questa vista assolutamente imponente di Monte Camicia e della catena del Gran Sasso. Quindi è un paese, ecco, della media collina interna, con questi affacci, con questi belvederi panoramici che ci proiettano sui nostri monti, che sono un po' il simbolo dell'Abruzzo interno e l'emblema della nostra regione. Però allo stesso tempo è un comune che ha delle peculiarità anche da un punto di vista agricolo e paesaggistico, dicevo. Ad esempio c'è una cultivar di olivo tipica che è chiamata castiglionese, che è anche oggetto di una recente riscoperta e valorizzazione, che in qualche modo qualifica questo territorio. Pensate alla cultivar di olivo che porta il nome del paese, la castiglionese, in dialetto la castiglionese. Quali sono le peculiarità del vostro olio? Allora, il monocultivar di castiglionese è un olio che ha sicuramente un profilo organolettico dal fruttato leggero, talvolta medio, dove predominano le note erbacee, che ricordano un po' la mandorla, la cerba, la mela, però ecco, è una cultivar che si presta ad essere accompagnata un po' su tutti i piatti, in particolare il pesce, ma è un po', ecco, sicuramente interessante perché sprigiona, ecco, delle note molto, molto leggere di tipo erbaceo se lavorata correttamente, chiaramente. Uno dei tratti che ci aiuta a distinguere questa pianta nel paesaggio, oltre alla tipologia di tronco, alla tipologia di frutto, la drupa è grossa, eccetera, è un carattere che spesso non consideriamo o, diciamo, non fra i più comuni, che è il tipo di foglia, perché questa varietà ha una foglia, pensate, che gira ad elica, quindi ha una forma spiralata, quindi rispetto ad altre cultivar che hanno una lamina piatta, una bella percentuale di foglie su delle piante di castiglionese, quelle secolari, possiamo ammirare questa nota, questa caratteristica spiralata della foglia a elica. Ed è unica in Abruzzo? Diciamo che quasi. Sicuramente questo è un carattere distintivo. Possiamo dire che fra le cultivar tipiche d'Abruzzo, la castiglionese è l'unica ad avere un habitus semipendulo, perché ha questi rami che tendono a formare una piccola, una cascata, ecco. E grazie per aver allestito questo set tematico. A questo punto ci vuole Gino, perché ora assaggiamo. E certo. Qui abbiamo una bottiglia del nostro monovarietale olio extravergine di oliva della varietà castiglionese, che adesso assaggiamo. Ah, Gino, ma vuoi fare un assaggio professionale, quindi con la classica olfazione da gourmet? No, o fai una cosa. Vuoi una cosa bella ruspante? Sì, una cosa un po' più grezza, vai. Vai tu. Mit. Ok. Io mi faccio da parte perché devo concentrarmi ad ascoltare. Il commento di Gino, prego. Commento, se magna e zitto. Che ci senti? Fammi ingolottire. No, è buono. Io sono ignorante, però è buono, insomma. No, che ti devo dire? Molto buono e è bello che io sia comparso solo per mangiare, quindi è un po' il mio ruolo, quindi sta a posto. Beh, lo fa in tutti i paesi? No, certo, tratti a Castiglione. La cultura culinaria. Ah. Ma questo gusto fruttato, questo retrogusto fruttato, lo senti? Un poco. Ma che ne sai, c'è Mila? Però è buono, E degustiamo anche con l'assessore alla cultura Lorenzo Bufo, che si è aggiunto al sindaco. Assessore, Castiglione Messer Raimondo è stato sempre un paese a vocazione agricola, quindi gli ulivi, l'olivicoltura fa parte, sì, della vostra, sì, cultura. Essendo un paese prettamente di cultura agricola, possiamo dire uno dei nostri obiettivi in 5 anni di amministrazione è stato quello di incentivare questo aspetto. E quindi
abbiamo deciso di entrare a far parte della Città dell'Olio, del circuito della Città dell'Olio, con i produttori e la Proloco, insieme a loro. Ma com'è quest'olio? Molto buono. Fate testimonial. Questo è un olio molto buono, che appunto porta il nome del nostro paese, quindi un orgoglio che vogliamo valorizzare e rilanciare. Stiamo lavorando anche con altre associazioni di agricoltori per portare avanti insieme all'associazione dei commercianti la valorizzazione e quindi il raggiungimento di una DOP di questo prodotto. Appunto, come diceva Lorenzo, siamo entrati da qualche mese a far parte del circuito della Città dell'Olio, che anche questo ci porterà ad essere anche visitati dagli altri paesi che stanno puntando sull'olio e sulla caratterizzazione di questo prodotto. La peculiarità è che questa è una produzione prevalentemente familiare. Sì, sì. Io per esempio a casa mia ho le piante di olio castiglionese, da cui si produce l'olio castiglionese, che è proprio il nome del nostro paese, ecco. E ogni cittadino di Castiglione penso che abbia almeno una pianta di castiglionese a casa. Grazie Cristiano per questa piacevole e interessante visita. Grazie e noi a voi. A presto. Ciao. Ma comunque lui amare tutta la car. Saggezza popolare. Abbiamo visto la scalinata realizzata da Max, che è un artista di Lanciano, ed è lo stesso che ha realizzato questo splendido murale dedicato, diciamo, ai castiglionesi scomparsi durante il Covid. Durante il periodo del Covid Castiglione è stato uno dei paesi più colpiti. E la cosa interessante di questo murale è che ci sono 18 foglie che escono dalla brocca portata da questa bambina, e ogni foglia appunto rappresenta un cittadino di Castiglione. Ciò nonostante, per, diciamo, ricercare una speranza, ovviamente c'è la scritta Life, che parla di una nuova vita che comunque è tornata a splendere dopo il Covid su Castiglione. E questa è Largo Abruzzo, una zona ricca di simboli della nostra regione, poi vedremo quali, perché adesso vorrei andare nell'installazione, la chiamo così perché sembra proprio un'opera d'arte, che è l'ultima arrivata in questo slargo all'ingresso del paese. Qui si gioca a scacchi. Buonasera ragazzi, ciao. Voi state facendo una partita. Edoardo, quanti anni hai Edoardo? Ho 15 anni. 15 anni, ci perdonate se vi interrompiamo? No, stiamo giocando in modo competitivo, giochiamo tra noi per divertirci, che veniamo qua ogni tanto quando ci sono feste o cose del genere. Siete due contro due, come mai? Perché uno dà consigli all'altro, ci aiutiamo per cercare di sbloccare la partita. Come sta andando adesso? Adesso abbiamo recuperato una situazione in cui eravamo in difficoltà perché avevano bloccato il re in quest'angolo e rischiavamo lo scacco matto, però siamo riusciti a capovolgere la partita. Siete proprio esperti, bravi. Alex, circa 2 mesi fa è arrivata questa scacchiera, come l'avete accolta voi ragazzi? L'abbiamo accolta comunque come un'opportunità, ci siamo incontrati molto più spesso insieme ed anche io, che comunque non ero molto bravo a giocare a scacchi, stando con loro ho imparato non a giocare ma comunque qualche nozione che magari mi può aiutare in un futuro. Avete gli spettatori quando giocate? Sì, succede di rado, ma qualche volta qualche vecchietto si ferma a guardare, a osservare, fare qualche commento magari. Davide, come avviene la pratica degli scacchi a Castiglione? Ecco, io mi intrufolo nella serie di gioco. Sì, ogni tanto ci telefoniamo appunto per darci appuntamento qui quando abbiamo un po' di tempo libero. E ci divertiamo molto a giocare qui perché sviluppa anche le nostre capacità di strategia e ci insegna comunque molte possibilità per sviluppare appunto le nostre capacità. Quanto dura una partita di scacchi in media? In media, andando veloci, una mezz'oretta potrebbe anche bastare. Le partite più lunghe possono durare anche più di un'ora comunque. Simone, mi dicono che tu sei il più bravo. Si può dire di sì, ci sono ovviamente delle partite in cui perdo, comunque faccio degli errori, perché negli scacchi è molto facile sbagliare. Al primo errore si può ribaltare completamente la partita. Ma in generale vinci tu? In generale sì. Quanti anni hai? Ho 15 anni.
pensi che la pratica degli scacchi ti sia utile per il futuro? Che lavoro vuoi fare? Non lo so al momento che lavoro vorrò fare, ma penso che in qualche settore potrebbe sicuramente tornare utile la pratica degli scacchi. Grazie Simone, grazie a tutti, vi lasciamo alla vostra partita. Ragazzi, c'è qualcosa che volete dire ai nostri telespettatori per salutarli? Sì, siete dall'Abruzzo. Il sindaco ci illustra Largo Abruzzo, a cominciare dalla panchina dove c'è un pensiero molto bello. Dobbiamo imparare dai bambini. Amano senza dubitare, abbracciano senza avvisare, ridono senza pensarci, scrivono cose colorate sulle pareti, credono almeno a 10 sogni impossibili, non arrivano al cassetto più alto ma toccano il cielo con la punta delle dita. Molto toccante questo messaggio, che non è solo rivolto ai bambini ma agli adulti. Un messaggio per i bambini e per gli adulti. Questo angolo è dedicato per lo più ai bambini perché è davanti alle scuole, come abbiamo detto, ed è costituito da questa panchina, da una bella fioriera con i simboli dell'Abruzzo. È un orso gigante che avete già visto prima, dove i ragazzi stavano giocando, e una scacchiera che appunto sarà usata anche per scopi didattici, per insegnare ai ragazzi il gioco degli scacchi, che è un gioco che sviluppa anche molto la strategia. Eh sì, abbiamo visto. Andiamo alla fioriera. Questa è opera di un artista abruzzese? Sì, un artista locale che si chiama Pasquale Ricci, è proprio di Castiglione, e le opere che vedete qui sono state realizzate da lui. Questa è una fioriera che richiama il gioiello peculiare dell'Abruzzo, cioè la presentosa. Come vedete è tutta intarsiata, e intorno al vaso ci sono i simboli della nostra regione. Possiamo vedere il guerriero di Capestrano, il rosone della Basilica dell'Aquila, di Collemaggio, appunto, l'orso, il lupo, il ponte del mare. Diciamo che racchiude i monumenti simbolo della nostra regione. Il sindaco accennava a quest'orso, che è dolcissimo, sarà la gioia dei bambini. Un orso che però indossa la presentosa. Sì, un orso appunto simbolo anch'esso dell'Abruzzo, che è gettonatissimo dai bambini per le fotografie. Diciamo che è diventato un simbolo di Castiglione, uno tra quelli più fotografati. Quindi un orsetto che è sia simbolo dell'Abruzzo che anche orsacchiotto. E tra poco un simbolo di Castiglione diventa anche Gino l'Abruzzese fuorisede, perché è attorniato da alcuni abitanti con cui sta familiarizzando. Andiamo. Buonasera, piacere di conoscere due castiglionesi. Gino, che si dice in paese? Sì, stiamo a Castiglione con due compari, diciamo, del paese, Francesco e Pasquale. Bacia lo sole, ci stiamo a squaià, però siamo comunque felici di essere qui. Pasquale è un personaggio molto particolare, è stato definito, diciamo, sulla piazza prima un po' il presidente dei cornuti, ma non si è capito bene cosa volessero intendere, però raccontaci un poco questa tradizione dei cornuti, perché ti hanno chiamato presidente dei cornuti. No, questo è stato tutto uno scherzo. Siamo una sera, stiamo parlando in un bar, perché non organizziamo una cena? Leandro purtroppo non c'è, e facciamo un'associazione giusto per divertirci. Per San Martino? San Martino. Ecco, San Martino ci chiede che è vero, che ha scoperto queste cose. Allora siamo andati a Villa Bozza, là. C'è un ristorante, c'era, ma purtroppo non c'è più. Abbiamo fatto questa associazione, purtroppo ci manca una persona qua, Emilio Delle Mone, che c'è il bar, anche lui c'era. Ok. Che e poi c'era... l'aveva nominato vicepresidente. E poi c'era una festa. È compreso. E quindi tu eri il presidente dei cornuti. Per scherzare. E diciamo ci si può collegare anche un po' a questa storia, perché io sono stato a Montefino, mi hanno detto a Castiglione sono tutti matti. Ma non è vero. Com'è sta cosa? Non è vero. Questo... Si dice una storia. No? Gira lo sole, gira la luna. No, ma non è vero, ma sarà una vecchia tradizione questa. Quindi sono immagini in tutte le parti stanno. Sta a posto. Questo è sicuro. Ti ringrazio Pasquale. Grazie mille. Accanto a me c'è un tuo amico pure, mi hai detto, che si chiama Francesco. Francesco Leone. E anche lui è stato definito, diciamo, l'assessore al viale. In zondese, cioè, che vuol dire questa cosa dell'assessore al viale? Allora, l'assessore viale vuol dire che c'ha tutto responsabile. Ci sta, tutti quelli che ci ripartisce la scuola, che passa le macchine, ad affermare le macchine, fa passare i bambini. Dopo abbiamo fatto il campo sportivo, abbiamo fatto la palestra nuova, abbiamo fatto giù sotto la banca per i bambini,
le giostrine. Noi abbiamo fatto il calcetto qua sotto alla banca e abbiamo fatto tutto, abbiamo aggiustato tutto il viale, che a qualche volta vado al comune a parlare con il sindaco, a parlare con il vice sindaco, non so. E noi, io ho tutta la responsabilità qua. E lo fai per amore di Castiglione? Esatto. Allora, mo mettiamo l'auto veloce. E ogni volta che passano le macchine, che se corre, si fa le foto. Poi, quando arriva a fare le foto, lo porto al comune, poi va al centro e lo paga. Sta a posto. Capito? Questo è il discorso qua a Castiglione. Ok, a posto. Pasqua, ma altre cose su Castiglione? Dici qualcosa, dai. Purtroppo, mi ripeto, nel 2006 c'è stato il terremoto, purtroppo io so anche qualcosa, purtroppo ragazzi, speriamo che tutto andrà qua. Niente, sono stati l'alluvione che hanno fatto sa quanti danni. Dopo è venuto quell'altro sindaco, purtroppo il figlio, c'è stata questa famosa Covid, ci sono state una frequenza di persone, purtroppo giovani, che sono non c'è più. Noi ci siamo salvati per miracolo, anche merito a lui che ha fatto la zona rossa, che è chiuso giù, siamo tutti vaccinati, tutti tamponi. Speriamo che non succeda più queste cose. Noi qui a Castiglione giochiamo anche a ping pong. E vinco sempre io. E nel frattempo guardiamo anche il panorama. E l'angolo culinario tipico non può mancare a Castiglione Messer Raimondo. Qui c'è già qualcosa di molto prezioso che hanno preparato la signora Giovanna di Nicola Antonio e la nipote Francesca Creati, che ringraziamo per l'ospitalità. Uova, farina, per fare cosa, signora? Che cosa avete preparato? Fettuccino. E quindi avete già preparato l'impasto. Vuole scoprire questa meraviglia? Sì. Pronto. L'impasto pronto. Eccolo qui, che bello, lievitato. No, lievitato no, non si deve lievitare, giusto? No, adesso ci sono stupidaggio, è la pizza che si lievita, infatti. La pizza si lievita. Si vede con molta poca familiarità con la cucina. Signora, lei impasta spesso? Io mo non impasto mai. Prima impastava, mo no. Perché? Sei stancata? Non ce la faccio. Io sono stata pure malata. Che cosa si impasta a Castiglione? Qual è la tradizione? A Castiglione si impasta, si fa gnocchi, si fa le fettuccine, la chitarra, si fa tagliatelle e fagioli, si fa tagliatelle tagliate in altro modo asciutti, tacconelli, tutto si fa. Le nuove generazioni oggi non hanno più tempo, voglia di impastare? Non ha tempo, non ha voglia prima di tutto. Ma ci sta altre cose, ci sta i telefonini, ci sta quelli tre momenti in mente. Gli iPad, i computer. Ce l'ho pure io per dire. Ecco perché non impasta più allora, sono pure impegnata. Il compleanno me l'hanno regalato, ma perché? Ma io ricamo, faccio l'uncinetto, non mi serve le. Io ma noi se sto senza fare niente. Brava. Devo fare. Invece Francesca è un'eccezione perché Francesca fa la pasta fatta in casa. Francesca fa non solo la pasta fatta in casa, Francesca piace fare tante cose. Fa i dolci, fa i biscotti, è creativa, insomma, non è che è una ragazza che se ne frega proprio. No, speriamo che dura. Allora Francesca, che cosa ti piace fare? A me cucinare in generale. Anche perché mi piace mangiare. Mi piace fare i piatti però. Però non mi piace i piatti. Vabbè. Oggi Vincenzo fa i piatti. Il sindaco fa i piatti. E vedremo anche quello allora. Inquadreremo anche questa scena. Allora Francesca, vuoi continuare questo capolavoro? E va così benissimo. Arriviamo. Devo comunque, sennò come si fa? Va bene. A preparare le fettuccine, a tagliarle. Proprio tagliate a mano, senza macchinetta. Esatto.
ricetta è semplicissima. Ogni uovo 100 g di farina. Ogni uovo 100 g di farina. E io in questo caso ho impastato 6 uova. Quante persone è l'impasto che... Generalmente noi facciamo un uovo a persona. È abbondante. Queste meravigliose fettuccine, siamo dinanzi ad uno dei capolavori, insomma, dell'arte culinaria abruzzese. Sono quasi commosso di fronte a cotanta bellezza. Questa è la pizza dolce, insomma, la pizza dolce, la pizza dolce, che è un po' il dolce che poi unisce tutto l'Abruzzo, perché si fa realmente in tutto l'Abruzzo, uno dei pochi piatti che viene realizzato davvero ovunque. Una volta si faceva per i compleanni, per le grandi feste, mo si fa quando ci pare, signor Zoff. Dice un po' qualcosa su questa pizza dolce. Non si è sposato, non ci pensate dove sono andato, perché ci E quindi, tra l'altro, è bellissima questa in particolare, perché è stata realizzata da mani più moderne, diciamo. Certo. Chi l'ha fatta? Francesca, ecco. Io non ci posso niente per niente. Francesca, che ci sta quindi qua dentro? Che ci hai messo? L'Arkerms ci sta sicuro? La sì, sì, l'Arkerms c'è, mi ha dato il pan di Spagna con la ricetta della nonna che lei ricorda a mente, quindi vai. La goccia non c'è sta. Vai. Qui si va un uovo, un letto di farina e un uovo, un cucchiaio di farina e un cucchiaio di zucchero. Poi le chiare si montano separate a neve e le ruste si battono. Mo' che le ruste per resto, ma prima che le faceva la mamma, le pizze, ti faceva cascadare sudore. E poi la crema pasticcera. Poi niente, poi si mettono. Quante creme? La duce giusta. Due creme. Si può fare che tre, si può fare una. Si può fare andare bene. Bellissimo, io sono commosso e mo' ci rimanere. Mo' ci rimanere perché se te comune mangiare. È brutto quasi mangiarla perché è troppo bello. Ma tu che hai te, questo è un Grazie mille signor, grazie Francesca. Ed è bello in particolare perché Francesca ha ricreato il quadro di Vincent Pompetti, che è appunto l'autore poi del nostro logo in un certo senso e della nostra 500, con la quale da qualche mese insomma andiamo girando per l'Abruzzo. Quindi doppiamente grazie alla signora Giovanna e a Francesca. Signora Giovanna, il sindaco ha mantenuto la parola. Va bene. Ci tocca fare i piatti, abbiamo mangiato e quindi adesso. Un altro giorno per i piatti. Ma il sindaco quante volte fa i piatti? A casa quasi mai, infatti la mamma sicuramente si la mangerà. E allora, lasciamo il sindaco d'Ercole al suo lavoro, però grazie. Lo aspettiamo fuori perché il giro continua. Grazie. Magic moments when two hearts are kept. E scopriamo anche a Pignano, frazione di Castello.
Una messa a Raimondo in cui vivono circa 100 persone. Alcune di loro sono sedute qui ad assistere a una partita a carte, altre a giocarla, e noi andiamo a vedere qui, tra il pubblico c'è Gino, che già è sistemato tra gli abitanti, e c'è anche il sindaco. Ritroviamo il sindaco Vincenzo D'Ercole insieme al consigliere comunale Elodia Di Vincenzo, e poi abbiamo anche due cittadini. Giuseppe Giannascoli è un ex amministratore, e invece abbiamo Armando Di Rocco, che è un abitante, un cittadino. Sindaco, che cosa si gioca? Giochiamo a scopa oggi pomeriggio. A scopa, beh. Dal lavaggio dei piatti, esatto, alla scopa. Siamo passati, insomma, dal lavaggio dei piatti alla scopa. Esatto. Allora, cosa si fa ad Appignano, sindaco? Beh, Appignano è una frazione appunto di Cassione Messer Raimondo che ha la caratteristica di essere borgo all'interno di un altro comune, quindi nello stesso comune abbiamo due borghi, il borgo che abbiamo visto prima, cioè quello di Castiglione, e qui abbiamo il borgo di Appignano, dove abbiamo la chiesa, appunto, c'è una ex scuola e abbiamo il centro storico alle nostre spalle. Elodie vive proprio in questa frazione, sì. Come si sta qui? Benissimo, dipende dai punti di vista. Se si pensa che ci siano delle carenze, perché giustamente in una cittadina magari i servizi sono maggiori rispetto ai nostri, però chi abita qua sa perfettamente che la qualità della vita che abbiamo noi altrove non c'è. Anche il vino è buono, vero? Che, sì, insomma, anche il vino è buono, cioè, anche se io onestamente sono astemia, ma qui oggi bevo anch'io. Per brindare alla nostra presenza. Certo. Allora, quali sono le esigenze di Appignano che lamentano i cittadini, se ci sono? Beh, le esigenze di Appignano, prima di tutto dobbiamo dire, la verità è questa, che sta diventando un paese sempre, tra virgolette, non me ne vogliate, più vecchio. Mi ci metto anch'io in questo, perché purtroppo i giovani, chi per motivi di lavoro, chi per altro, si va via, sono pochi quelli coraggiosi che resistono. I vecchi continuano a resistere finché... E quindi diciamo che tutti i servizi che interessano loro... Allora faccio un'ipotesi, una volta qui c'era anche l'ufficio postale che purtroppo con le chiusure periferiche degli uffici qui è stato eliminato completamente. Avremmo preferito che anche una volta a settimana magari fosse rimasto aperto. Purtroppo questo non è avvenuto. Sicuramente sarebbe stato un servizio per gli anziani, e questo è. Però avete provveduto all'arredo urbano, qui ci sono delle opere d'arte dello scultore che ha anche abbellito la piazza, il Belvedere, sì. E quindi comunque c'è attenzione da parte dell'amministrazione verso questa frazione? Sì, abbiamo cercato di dare attenzione a tutte le frazioni, a tutte appunto le nostre contrade, e anche qui abbiamo installato alcuni anni fa questa, appunto, questa arredo urbano per andare a dare una piccola, diciamo, zona di relax alla piazza che mancava. E nelle priorità dell'amministrazione comunale, Appignano che posto ha? Ha un posto importante come tutto il territorio. A breve inizieranno, dopo molti anni, i lavori al cimitero, che ha purtroppo subito danni dai due sismi avuti nel 2009 e 2016. Quindi sarà un importante investimento dell'amministrazione in questa frazione, perché comunque, come tutti sappiamo, tutti teniamo ai luoghi sacri dove riposano i nostri cari. Quindi a breve partiranno questi lavori, e poi diciamo che il centro storico in sé è abbastanza ordinato e vedrà anche alcuni interventi per il ripristino dei danni avuti nel 2009, però sulle case private. Grazie, allora buona partita. Chi sta vincendo così? Giusto per non sappiamo, non siamo a metà, siamo a metà. Bene, grazie, grazie al consigliere Rere Vincenzo, col sindaco ci rivediamo sicuramente più tardi, grazie ad Armando, grazie a Giuseppe, e andiamo a conoscere i nuovi amici di Gino. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Siamo in uno
uno dei luoghi più simbolici di Appignano, che è il castello, insieme all'ultima castellana di questo splendido posto, che è la signora Olga Di Nicola. Ciao Olga, raccontaci qualcosa di questo luogo, cosa significa per te, com'era in passato e come oggi. In passato era pieno di famiglie, io ricordo pure la guerra e quindi ci aiutavamo fra di noi. Certo, quando arrivavano i tedeschi non era tanto bello, insomma, ci nascondevamo come potevamo. Però sono ancora qua. Prima era pieno di famiglie, adesso non c'è più nessuno. La sai un po' la storia di questo castello? Beh, la storia, come ripeto, era di Don Giovanni Pensieri, tutto il castello. Anche la casa nostra di Don Giovanni, poi man mano lui ha venduto tutto. Quante famiglie c'erano prima qua? Qui su ogni porta c'era una famiglia. Numerosa poi. Quella lì, una famiglia con 10 figli. E invece la storia di Luigi Polacchi, che qui c'è una targa che lo ricorda? Sì, Luigi Polacchi durante la guerra è venuto come sfollato. Era, siccome aveva fatto l'università col parroco, lo stesso Don Adelfo Silveri allora, e quindi erano amici e ha trovato qui un po' le cose durante la guerra, insomma, come sfollato. Vabbè. Grazie mille Olga, sei super telegenica e bravissima, grazie. Ci piace molto conoscere gli abitanti di Castiglione Messer Raimondo, ma non immaginavamo di trovare qui due americani che non sono turisti, ma hanno scelto di vivere ad Appignano, frazione di Castiglione. Loro sono John e Elizabeth. Sì. Allora, buonasera, voi conoscete poco l'italiano? Buonasera. Okay. So I'm going to ask you why 2 years ago you decided to come here. Quindi perché 2 anni fa hanno deciso di trasferirsi qui? We decided to come here because I received my Italian citizenship through my grandparents, through jurors sanguinis, and we had been looking at Italy for probably 5 years, and this seemed like a perfect spot. Siccome lei ha dei nonni italiani, quindi è riuscita ad avere la cittadinanza italiana, amavano l'Italia, quindi erano 5 anni che pensavo di trasferirsi, hanno fatto questa scelta, hanno deciso che questo era il luogo ideale. Ma come siete arrivati a Castiglione? How did you discover Castiglione? Just by doing the research on homes in the area, and basically we wanted to live close to the mountains and then also close to the sea, so this put us pretty much in this particular region, Castiglione. And then once we started looking, we had a kind of a criteria. We wanted to find a piece of property with some olive trees, a small house in a small community, and Appignano fit perfect for us. Cercavamo una casa e contestualmente un territorio in cui vivere, un posto che fosse vicino al mare e vicino alla montagna, e hanno trovato questa zona dove c'erano anche delle belle case, volevano anche un luogo piccolo con pochi abitanti, e quindi questa ricerca avvenuta su internet ha portato a Castiglione Messer Raimondo. How is your life here now? Com'è la vostra vita qui ora? It's wonderful. People are incredibly kind and generous, and we've made friends. And yeah, I think the best thing about living in Castiglione and particularly Appignano is that the culture, you know, and the way the community embraces you and really helps you through, you know, the different struggles you have, especially being American and, you know, coming to a new place. And just the unbelievable warmth of the people here is probably what really makes it very easy to live here.
e loro sono rimasti affascinati dalla gentilezza, dalla generosità degli abitanti, hanno stretto nuove amicizie qui, e questo è quello che ha detto Elisabeth. Invece John, più o meno sulla stessa linea, dice che c'è molto calore tra le persone, quando arrivi e sei un forestiero vieni accolto da tanto calore, ti aiutano e quindi si creano subito delle amicizie. Loro vengono da un'area vicina a San Francisco, quindi non parliamo di una piccola città, ma una domanda, ma non rimpiangete mai la vostra città, la vostra vita precedente? Don't you ever miss your former life? San Francisco? Probably, no, not San Francisco. No, miss family, miss children, but you know, we have a good community here. People we've taken on as children. E quindi loro hanno, diciamo, sentono la mancanza dei loro nipoti, dei bambini, e però non sentono la mancanza di San Francisco, e qui c'è comunque il calore della gente, diciamo che la loro famiglia l'hanno trovata lì. Ok, so would you say to our audience something that you love of Abruzzo, and give a suggestion, advice to people that follow us maybe from abroad in streaming, two reasons why choosing Abruzzo, living here? The first reason is really the community. The community is wonderful from the moment we arrived. I think that it's so tranquillo. You know, it's so relaxing, it's lovely. Yeah. Quindi Elisabeth sta invitando chi ci vede da altre regioni, magari dall'estero, a venire qui perché è tutto così rilassante e così tranquillo, l'ha detto anche in italiano, è la comunità e la forza di questo territorio. John? Well, I think to me it's the history of Abruzzo and also the strength of the community and culture here, but yet the passion and community spirit that the people have for even strangers, you know. But if I were to recommend anybody who would be coming here is to embrace the immersion part of coming here, and please don't change it. Ok, quindi anche lui dice che la comunità e la bellezza di questo posto gli interessa anche la storia, e dice che una volta che venite qui, se decidete di vivere qui, sicuramente non cambierete luogo, non cambierete vita. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. That was very nice. Thanks. Del poeta Ercolino, Castiglione. Di Castiglione s'armano ingandate, solo a vide dove sta posata, adducendo chi un metro sopra una collina, baciata dallo sole tutte le mattine. Dall'ilbero fitta fitta sta mandata come un tessuto villutato, che s'apra la strada bianca di la pritira, chi sembra la scrima di una capillira. E anche oggi la poesia scelta da Gino Bucci ci indirizza verso la fine di questa puntata. Belli i versi scritti da Ercolino. Molto belli, è stata una bellissima puntata, abbiamo girato tutto il paese e fortunatamente tra l'altro non abbiamo incontrato una specie di pandafica di Castiglione, che era la Buttunir, perché si diceva che ci fosse stato appunto un signorotto che era partito per le crociate e una volta tornato a Castiglione stava senza coccia fondamentalmente, quindi nelle notti di luna piena può capitare di incontrarlo in giro per il paese, però dicono sia comunque un abbastanza simpatico, ti fa vedere le chiese, le zone di Castiglione, quindi è andata bene così, dai. Quindi abbiamo sbagliato il giorno, sì. Se no avremmo potuto incontrarlo. E noi stiamo per concludere così in bilico su una molletta che troviamo all'ingresso del paese di Castiglione Messer Raimondo. Prima però volevo che ci collegassimo con Vincent Pompetti, l'artista italo-belga, ma abruzzese belga soprattutto, che ha realizzato il dipinto di cui noi abbiamo fatto il logo per la nostra trasmissione. Lui ci saluta così. Ciao Milla, ciao Gino. Ecco, io sono qui in Francia, San Lucal, e avete capito che per il momento non sono in Abruzzo, e a questo punto posso dire che faccio parte della comunità italiana dall'estero,
sono nato in Belgio, però come Gino penso che abbiamo delle similitudini. E quindi io sono diventato fumettista, pittore, ho percorso un po' l'Europa, il Canada e mi sono fermato un momento della mia vita, volevo assolutamente dipingere l'Abruzzo, solo che io non vado a fare le fotografie ma faccio i dipinti. Quindi mi permetto di far vedere, ho fatto il libro su Pineto, da dove vengo, il mio paese, dove ci sono i miei parenti, la mia famiglia, le mie radici. E oggi ho vissuto pure, ho fatto il mio primo fumetto lì. E qui vedete quindi anche quest'altro libro sui trabocchi. Ecco, e ho la mia idea di fare il mio progetto di vita, di percorrere tutto l'Abruzzo, anche perché è un percorso di vita e anche professionista, e posso mettere la mia anima di un abruzzese che vive fuori sede, ma con il cuore che di qualcuno che l'ha vissuto. Quindi ecco, io spero veramente una lunga vita a questa trasmissione. Stetevi all'Abruzzo. Grazie al bravissimo Vincent Pompetti, ti aspettiamo in trasmissione quando tornerai nella tua regione di origine. Noi ci salutiamo ringraziando il comune di Castiglione Messer Raimondo, i suoi abitanti, l'amministrazione comunale per il calore, per il senso di ospitalità con cui ci hanno accolto. Siamo stati benissimo, vero? Abbiamo anche mangiato molto bene. Io però stavo ripensando a quel nobile che ha dato poi il nome a Castiglione Messer Raimondo. Lui si chiamava appunto Messer Raimondo Caldora e lui era una persona molto importante, era un nobile, un luogotenente e consigliere del re, perché lui era barone anche di Rosello, Quadri, Pizzoferrato, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, e veramente ci viveva bene in Abruzzo. Secondo te, se lui oggi fosse qui con noi, che cosa direbbe? Non lo so, probabilmente Stetevi all'Abruzzo. Grazie a tutti, grazie ai nostri tecnici di Movie Live, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ma ti va, troppi cose pino giorno ci armaste d'arcunda, e chi ti guarda e chi ci pensa e ti pire t'annins sorride, e quanti voti chi ma guarda a rete dice dai camor ving mani in bozza al mare. Come sti come va lo tempo quando anni fatte, come ti va troppi cose pino giorno ci armaste passato ma domani sar parte con te e con va, e la campana già suonate tre volte prima circa, un sacco di gente fino a mo sono incontrato, ma solo chi te già basta uno sguardo. Ci avevi capito.